è Luca Zaia, il potente governatore del Veneto, si schiera contro i leghisti no Green Pass. Non so se mi sono spiegato. Luca Zaia, il potentissimo governatore del Veneto, è un leghista, eh? Beh, Luca Zaia, il potentissimo governatore del Veneto, si schiera contro i leghisti no Green Pass. E fa bene Luca Zaia, il potentissimo governatore del Veneto, a schierarsi contro i leghisti no Green Pass. E dice pure delle cose interessanti Luca Zaia. Vediamo che dice Luca Zaia, eh? Luca Zaia dice delle cose molto interessanti. Siamo passati da una sanità pubblica che faceva la profilassi a scuola ad un punto in cui è difficile fare un tampone perché veniamo accusati di infilare microchip nel naso dei bambini. Fare quello che abbiamo il dovere di fare sta diventando un problema. E poi, se invochiamo la libertà per qualsiasi cosa, perdiamo il minimo senso del bene comune. Oggi riguardo i vaccini, domani qualunque scelta di sanità pubblica. E continua. Il problema vero è che in questo clima, se inventassero oggi la penicillina, avremmo i social pieni di gente che dice che è una muffa e non se la inietta. E qui sta saltando il patto sociale. Circa il dovere di vaccinarsi, Zaia risponde che è fondamentale vaccinarsi. Guardi, dice Zaia, io penso che se uno ha un'unghia incarnita, la scelta è sua. Dipende da lui se curarsi o farsi tagliare un dito. Però di fronte a un'epidemia bisognerebbe fare squadra, altrimenti la pandemia si trasforma in guerra civile o peggio in guerra tra i poveri. È vero. Qui c'è ancora chi dice che il virus non esiste e che è un complotto. Luca Zaia, potentissimo governatore del Veneto, sta dando delle lezioni e si è schierato contro i leghisti no Green Pass, ma sì, che c'è ancora chi pensa che con il vaccino ti viene iniettata una scheda per controllarti. Sì, c'è ancora chi ritiene che con il vaccino ti viene iniettata una scheda per controllarti. Magari dietro ci sono pure i militari, capito? Si dice così, ci stanno i militari, ci stanno dietro. Beh, cari amici, io qua mi fermo, vi ho dato la notizia, faccio i miei complimenti al potentissimo governatore Luca Zaia, governatore del Veneto. Luca Zaia è il potentissimo governatore del Veneto e dice delle cose giuste. Ed io, Serafino Massoni, che sono un potentissimo opinionista del web, mi schiero dalla parte di Luca Zaia. E anche i leghisti devono ascoltare ciò che dice il governatore del Veneto Luca Zaia, anche i leghisti, ma soprattutto dovrebbero essere quelli di Fratelli d'Italia ad ascoltare Luca Zaia. Beh, io qua concludo semplicemente osservando che Matteo Salvini si è fatto vaccinare, che Giorgia Meloni si è fatta vaccinare, e se si sono fatti vaccinare Matteo Salvini e Giorgia Meloni, vuol dire che Matteo Salvini e Giorgia Meloni ritengono che farsi vaccinare sia una cosa intelligente, per cui vuol dire che Giorgia Meloni
e Matteo Salvini ritengono che non siano intelligenti coloro che non si fanno vaccinare. Questa è logica matematica, va bene? È bravo, governatore del Veneto Luca Zaia. Hai tutto l'appoggio del potente opinionista del web, Serafino Massoni. Ok, a tutti tanti cari saluti.